Andiamo ora ad inserire le quote. Torniamo nel piano terra. Nel piano terra, come negli altri piani, ci possono essere degli elementi, come per esempio la base o i davanzali, che possono disturbare nell'inserimento delle quote o in qualsiasi altra modifica. Allora li eh, nascondiamo, nascondiamo i loro layer. Due clic sul pulsante destro del mouse, accediamo all'area dei layer. Quelli sono base e moda natura e li rendiamo invisibili. Ecco fatto. Dopodiché per gestire le quote si utilizzano questi pulsanti, questi comandi. Sono varie tipologie di quote. Noi dobbiamo quotare come linea di misura la pianta e anche qui ci sono quattro tipologie di misura. Normalmente si utilizza questa, quella diretta, in modo da dare il punto, i punti estremi dell'oggetto dell che si vuole misurare e la misura si crea automaticamente. Andiamo nelle proprietà. Come layer non vogliamo tegole ma vogliamo quote esterne. Poi si possono anche gestire tutte queste opzioni, per esempio il font, le dimensioni del font, il posizionamento, varie cose. Ok, andiamo a prenderci il nostro muro, da qua a qua. Ecco la nostra quota. Una volta fissata la quota, si possono andare a dare anche le sottocuote, per esempio la dimensione della finestra e le quote parziali. Dopodiché si può anche quotare tutto il muro. Questo è un metodo. Un altro metodo che attacca le quote ai muri è la quotatura dei muri. Qua. Eccola qui, quadratura pareti. In questo caso, anche qui andiamo a dare le dimensioni, si possono modificare i parametri, varie cose. Basta cliccare sul muro da quotare e fare conferma col tasto destro del mouse. Altra possibilità è, quello, è quella di utilizzare la funzione quotatura delle pareti, si va in questa zona qui, quotatura pareti, dopodiché si va a scegliersi un layer, in questo caso quote esterne va bene, sono varie tipologie come prima di opzioni da modificare e poi si sceglie che cosa si vuole misurare, in questo caso... Si può misurare soltanto la linea esterna, altrimenti mh, diciamo, la linea con tutti i vari smussamenti, la misura dei vani in asse oppure eh, delle dell aperture in asse oppure una misura delle aperture eh, lungo i muri. Per esempio utilizziamo questa. Si clicca sugli oggetti che si vuole misurare, adesso qui per esempio questo muro o altrimenti anche l'intero edificio si fa tasto destro del mouse, si clicca sulla linea su cui si vuole che le misure siano parallele, dopodiché si posiziona la linea di misura che si è generata, in questo caso l'apertura dà anche la misura dell'altezza eh, dell della finestra, cosa che si può fare anche qui, basta cliccare col tasto destro, Basta cliccare due volte sulla quota e dirgli di dare anche l'altezza delle componenti. Come si vede si aggiorna. Dobbiamo dirgli quale componente andare a misurare. In questo caso questa finestra, altrimenti lui mette 0. E' ok. E lui misura anche questa finestra. Ovviamente si può fare la stessa cosa anche per quest'altra quota. Se quella spunta si mette prima di tirare le quote, questa cosa viene automatica. Per esempio, possiamo quotare questa parete. Ok. Diamo i punti estremi e fissiamo la quota qua. Dopodiché vogliamo quotare questa finestra, clicchiamo prima su un punto, poi all'interno, come vedete compare altezza componente e poi sul secondo punto. E così viene fuori la quota. Analogamente facciamo per la porta e per l'altra finestra. Facciamo lo stesso di qua. Ecco fatto. Ogni componente architettonico si può etichettare, cioè si possono esplicitare le sue caratteristiche. Uh, le etichette sono personalizzabili e basta mettersi su un oggetto qualsiasi di tipo architettonico. Per esempio, vogliamo, invece che scrivere qui la quadra della finestra, la vogliamo scrivere sulla finestra stessa. Col secondo pulsante del mouse... Eh, clicchiamo sull'oggetto e poi andiamo a premere su etichetta per esempio potremmo mettere la quota della finestra lui ne propone una però si può tranquillamente andare a scegliere un'altra quota oppure un altro tipo di etichetta eh, che si possono anche personalizzare adesso la togliamo questa la rendiamo dello stesso layer ecco Attiviamo tutti i piani. Così abbiamo il nostro oggetto architettonico. Eccolo qua, la nostra villetta. Questa si può modificare in qualsiasi momento, aggiungendo, togliendo, spostando, modificando, così via. Dopodiché andiamo a farci i prospetti e le sezioni, che sono molto semplici e veloci da fare.